A Castellaro riparte il turismo. Dopo la quarantena nella frazione di Monzambano tornano le prenotazioni in attesa dei clienti stranieri. Il comune si impegna ad abbellire il centro storico e tagliare le tasse. E a ripartire anche il turismo dopo la pausa forzata a Castellaro Lagusello. Ad esempio, tornano le prenotazioni in attesa dei clienti stranieri. Il comune si impegna ad abbellire il centro storico e ad alleggerire la pressione fiscale. Prodotti tipici della zona, soprattutto di Monzambano, il pollo dedicato alla sagra del pollo astraia che viene di solito fatta a luglio, l'aperitivo delle rose dedicato al Castellaro e la sbrisolona che nel Mantovano è un classico. L'ospitalità di Monzambano e delle sue frazioni è nota. Qui il turismo è uno dei motori dell'economia. A Castellaro Lagusello riaprono le visite alla torre e al laghetto a forma di cuore. Sta partendo tutto, si stanno muovendo un po' le cose. Tantissimi nella gita fuori porta di giornata, qualcuno anche ha iniziato a richiedere il pernottamento. Aspettando i turisti stranieri, soprattutto tedeschi e olandesi, tornano da oggi anche quelli delle altre regioni italiane. Si rompe un lucchetto che aveva penalizzato questa terra di confine. Gli operatori chiedono che in futuro i colli morenici siano considerati come un unico territorio. Un momento più che mai abbiamo registrato proprio questo limite, non poter mandare le persone sulla ciclabile perché pezzi sono Veneti, pezzi Lombardia, uno da solo in bicicletta, quindi senza arrecare danni a nessuno, non poteva percorrere oggi la ciclabile. Ai primi di maggio un sit-in davanti al comune di Monzambano. Titolari di bar, alberghi ed esercizi commerciali chiedevano un aiuto per ripartire. Si è aperto questo tavolo di lavoro, è un tavolo di lavoro che si incontra tutte le settimane e sta portando avanti vari progetti, sia di miglioria di quello che abbiamo già esistente e sia anche di nuovi progetti che erano rimasti diciamo un po' al palo. Abbiamo cercato di abbellire il centro storico, abbiamo dei progetti proprio per abbellire con dei fiori floralmente le entrate del paese. Abbiamo approvato da poco una mappatura di tutti i sentieri del territorio. Previste anche agevolazioni fiscali. Ci sarà un congelamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche fino al 31 ottobre. Pensiamo di dare un contributo, adesso vediamo con quali forme, anche sulla Tari. Sull'IMU le strutture ricettive godranno dell'esenzione dalla prima rata di pagamento del mutuo, soprattutto i fabbricati di due, ma anche tutti gli immobili che sono adibiti a B&B, ad agriturismo e a casa vacanze.